Quello che sta succedendo ora è, come potete vedere, la polizia sta facendo spostare tutti i rifugiati dal campo e li sta portando. Quelli in regola verranno portati in altre città, quelli che non sono in regola riceveranno un foglio di via e verranno portati via, insomma, nel loro paese. Come potete vedere, le persone se ne stanno andando, portano con sé le loro valigie, perché purtroppo, o per fortuna, la polizia li sta mandando tutti via. Queste sono tutte le baracche abbandonate, tutte quante già completamente distrutte, come potete vedere. La situazione è terribile. Questi sono, come potete vedere, no, proprio, queste sono le tende, le baracche, le persone che, insomma, stanno iniziando a spostare. Tutto verrà abbattuto entro 3 o 4 giorni. Everything, tutto. Allora, qui la polizia ancora non ha iniziato la distruzione del campo. Il campo verrà abbattuto quando la maggior parte delle persone, diciamo, saranno sfollate, cioè usciranno dal campo. E questo avverrà, si pensava e si pensa, tra stasera o comunque domani, insomma, appena la maggior parte delle persone saranno uscite dal campo per effettuare lo sgombero e la distruzione dello stesso, diciamo, in sicurezza, tra tante virgolette. What's your name? My name is Habibullah. Okay. And where are you from? From Afghanistan. Afghanistan. Yes. And da quanto tempo stai qui? Since how many times you are here? Since 9 months. 9 months? Yes. And how you arrived here? I arrived here from Afghanistan or from Italy. I came from Italy here. Ah, okay. Yeah. Okay. That's why I said before, it's like my language. Yeah, I came by train from Italy. And from Afghanistan, as you know, everyone coming by big lorries and these things, yeah. Okay. And now, when the camp will be destroyed, where do you go? So we have no choice to go to other places. Like, they will bring the buses, and you will go by the buses to the center. So there is no choice to stay in the jungle. So but do you want to stay in France, or you would like to reach Great Britain or other countries? Yeah, I stay in France because I already have asylum here in France. Yeah, so I will stay here. Okay. Qui c'è la scuola di Darfur. Di là c'è l'area destinata alle famiglie con i container, perché il campo è diviso in aree in un certo senso. C'è l'area per le famiglie più bisognose, cioè per le persone più bisognose, quindi bambini e donne principalmente. Poi in realtà c'è anche una parte del campo, cioè il campo è diviso in comunità, quindi ci sono comunità afghane, sudanesi, eccetera, eccetera. E niente, queste. Qui ci sono altre tende, qui c'è la scuola. No. Just tent, okay. No people. No people, okay. Okay. And di là sono altre tende salendo per questo sentiero, insomma è tutto molto baraccoso. Ora lì ci sono le camionette della polizia e pare che lo sgombero stanotte, comunque non inizieranno ora, però pare che stasera inizieranno appunto a sgomberare quest'area del campo, che è l'area con una scuola, con più avanti in quella direzione c'è un first aid, cioè c'è un pronto soccorso,
e di là ancora più avanti c'è tutta l'area, c'è tutta l'area con le famiglie di là, e di là ecco, sono le camionette, sembra che stiano passando, comunque che stasera iniziano a sgomberare da questo lato. Allora, questa qua invece è un'altra del campo, come ci sono ancora persone che con le valigie, con i pochi averi che hanno, che possono essere contenuti in una busta, che stanno partendo, se vogliono andare da qui andranno via, ancora non si sa dove, perché non sanno bene dove verranno mandati, né appunto se possono restare qui in Francia oppure li manderanno nei loro paesi. Situazione veramente estremamente precaria, il loro futuro ancora incerto, e hanno ovviamente, il clima non è dei migliori, diciamo. And where do you will go? I don't know if tomorrow we can go anywhere. But when you can't reach UK, so we never go to another city. Today, first day. You want to stay here in France, in Calais, or in another place? No Calais. Calais. Okay. Okay. Sì, da italiano. Lui ce l'ha il documento. italiano. And why you don't came back to Italy instead to stay here? He's going back to Italy. If you don't mind, I like in all Europe only Italy. Not France and Norway, Sweden, Germany, only Italy I like. Good man. Italy is the most beautiful country in the world. And Naples is the most beautiful city. No, the people of Italia is very nice. Napoli. People. Yeah. Very Napoli? Nice people. Yes. They have to human rights and they have to humanity. Io vengo da Napoli. Sì. Da cosa che è da mafia di Napoli. Napoli che c'è da mafia. Napoli tu la mafia di cana. Danger city da. Danger city da. Now. I think it's Napoli is very dangerous. There are blocks that are quite dangerous. I don't know, like there is this quarter named Sanità, and there people died because there are mafia that shot people. There are lots of wars by different clans. But you can live and you can stay quiet in Naples. I live in Naples, I love my city, and it's a very beautiful city, you should visit. If the Italian people go back to Italy, so they are giving home. What? They are giving home to the people. Because now there is winter. Winter is so cold. Yeah, but in Naples winter isn't cold. Isn't really cold. There always the sun. I told you about this. If we are go back to Italy, yes, we can fly to their home. So the Italy government giving home. No, I don't understand. Sorry. Yeah. House, you know house. House. They had an house there. The government is asking if the government gives the house. Ah, really? Ah, well, I bet you are lucky. No, he ask you. No, maybe not. but you can occupy houses. There are a lot of abandoned houses in Naples, so you can find, you can search, and you can occupy them without problems. Squat. Yeah. Squat. Okay, squat. Yes. Sorry? From Paris. He wants to go to Paris. No. India? Naples is better than Paris. Paris. That whole Paris is Italian. That was a mungiar. Naples is better than Paris. He's from all countries. But you said the police come here tomorrow morning? Yeah, I know that police will come tonight and for the next 3 or 4 days. Will come no, here. They give 3 days. This coming, I think, is Friday. They cannot come. Maybe they're coming on Friday. They're going 3 days. Okay. Today many people, they are going to buses, but it's no buses. You can see everybody coming back. Yeah. What are the picture came from mother? If they are coming tonight, the police, there will be some fight I think police is not coming tonight. Yeah. Are you sure? Jungle paralyzing. Not coming police tonight. It would be ridiculous for them to come inside and punch people. Yeah. Oh, I know.
What this is? Ah, okay. On Monday and Tuesday. Tomorrow is Tuesday. So the bus is coming to the Armenia. Okay. Can I make a picture of this? Yeah, no problem. You can make it. Okay. Wait.